adesso siamo prontissime per cucinare. Anche oggi faremo una ricetta nuova, anzi direi che il metodo è forse classico, ma il protagonista di questa ricetta ha un nome tutto strano. Di cosa si tratta, Nunzia? Si tratta di una crema di topinambu con dei carciofi e una granella di mandorle. Allora, parliamo del topinambur. Sì. Vi faccio vedere subito chi è. Vediamo. Eccolo qua. Eccolo, questo è il topinambur. Il topinambur è un tubero. Sì. Quindi potremmo definirlo il cugino della patata. Mm-hmm. Allora, il topinambur... E ha un aspetto irregolare comunque. Irregolare, assolutamente sì. E, il topinambur è uno di quegli ingredienti che dovremmo davvero imparare ad utilizzare nella nostra dieta quotidiana. Sì. Perché è ricco di proprietà benefiche. È un alimento che contiene tantissima inulina a discapito del... dell'amido e quindi sì. Perfetto anche per i nostri amici diabetici. Benissimo, allora noi torneremo tra poco anche su tutte le proprietà nutritive del topinambur, però oggi come lo cuciniamo? Cosa allora, faremo? Oggi realizziamo una vellutata, quindi sto scaldando qui l'olio, sì. Aggiungiamo un po' di cipolla. Allora adesso procediamo, olio e cipolla, facciamo sì. Soffriggere nel frattempo appena, vi do tutti sì. Gli ingredienti, tutte le dosi che ci occorrono per preparare questa vellutata di topinambur. Carta e penna da casa, vediamo che cosa ci occorre. Mezza cipolla, 800 ml di brodo, 1 kg di topinambur, 50 g di mandorle tostate, un limone, olio extravergine d'oliva quanto basta, 2 carciofi, sale e pepe quanto basta. Perfetto. Quindi abbiamo iniziato in questo modo, soffritto di olio e cipolla. Poi. Sì. Poi abbiamo pelato il topinambur, come vi ho fatto vedere prima, mm-hmm. Lo tagliamo a pezzettini e lo teniamo un attimino in acqua, come se fosse una patata. Dolce o salata? Acqua normale? Sì, normale, okay, sì, non c'è okay. Sale. Dopodiché inseriamo il topinambur all'interno della sì. Nostra pentola e lo facciamo cuocere per qualche minuto. Qualche minuto? Cosa intendi tu per qualche Ma minuto? Ma 2-3 minuti. Ah, si deve soltanto scaldare un po'. Okay. E a questo punto lo copriamo con il nostro brodo vegetale. Benissimo, brodo vegetale consigliato perché parliamo di un tubero, quindi si abbina perfettamente. Assolutamente, allora in teoria potremmo anche utilizzare del latte, ma siccome noi parliamo di una cucina sana, brava. Evitiamo il grasso del latte e utilizziamo semplice brodo vegetale. Dico brava perché lei ha sposato il concetto del be well, quindi sentirsi bene, mangiar bene perché siamo quello che mangiamo. Sempre lo ripetiamo con gusto. Sempre con sempre gusto, con brava. Gusto. Allora, questo topinambur mi dicevi prima che detiene numerose proprietà, non l'amido, che è non classico della esatto, patata, ma l'inulina. Sì. Quindi ripeto, perfetta per i nostri amici diabetici, perfetta anche per gli sportivi perché contiene tantissima vitamina H. Ah, sì, H. E quindi, sì, che è effettivamente una vitamina che difficilmente troviamo all'interno dei nostri sì. Alimenti, quindi perfetta anche per gli sportivi, bene. Questo tubero, questa radice. Quindi noi dobbiamo ricordarci che questo è il topinambur, sì. Questo è l'aspetto. Oltretutto, potendola, la cuciniamo come una patata, potendola consumare in sostituzione della patata, okay. La possiamo fare al forno, possiamo fare una vellutata, una crema, okay. quindi un contorno. Una patata, sì, trattata come sì. Un... Anche trattato, fritta volendo, trattato, una forma chips. Trattato sì. Come una patata. Assolutamente. Okay. allora, soffriggiamo tutto, andiamo avanti. Sì, chiaramente facciamo cuocere. E per quanto nel tempo frattempo, hai detto? Qualche minuto? Prova forchetta. No, allora qualche minuto forchetta. Finché non si rosola. Poi per la cottura prova forchetta, quindi orientativamente 20 minuti. Quando anche la forchetta perché io affonda esatto, è cotto. Okay. Anche perché io l'ho tagliata, ho fatto dei pezzi piccoli, quindi cucinerà sicuramente sì, più in fretta. Sì. Poi c'è questo abbinamento, un abbinamento che secondo me funziona alla perfezione. Topinambur, quindi tubero tipo patata e carciofi. Carciofo. Oltretutto il topinambur ha un sapore molto simile a quello del carciofo, è tra la patata e il carciofo, quindi si sposa perfettamente. Perfettamente. Sì. Abbiamo avviato questa vellutata realizzata con... Il topinambur. Il topinambur, che è praticamente l'ingrediente principe di questa nostra... ricetta. Giornata, ma soprattutto ricetta. Allora, che cosa abbiamo fatto? Facciamo un piccolo riepilogo insieme. Allora, abbiamo fatto un fondo di olio, abbiamo scaldato una mezza cipolla. Sì. Nel frattempo abbiamo pelato il nostro topinambur, l'abbiamo ridotto in pezzi piccoli, non necessariamente uguali, e l'abbiamo coperto con del brodo vegetale. Bene. L'abbiamo lasciato cuocere, okay. Prova forchetta, topinambur è pronto, quindi adesso frulliamo. Frulliamo.
frulliamo tutto, quindi hai soltanto estratto il topinambur che è tagliato a dadini, è bello cotto, anzi come diciamo noi stracotto. Andiamo, per quanto tempo dobbiamo frullare, fino a quando non diventa una crema? Abbiamo comunque il brodo di cottura, quindi nel caso lo allunghiamo. Ok. Non ci vuole niente per assolutamente realizzare nulla. Questa ricetta, sì. Veramente in 4 e 4 8. E fa benissimo, la possiamo preparare anche per cena. Sì. È molto saziante. Quando non abbiamo niente da cucinare. Eccola qua. Mentre ti frulli il topinambur, che è già quasi pronto. È quasi pronto. Adesso stiamo scaldando la padella. Sì, perché adesso cuociamo anche i carciofi. Allora. Che sono stati precedentemente tagliati e messi in acqua e limone. Li abbiamo tagliati, li abbiamo affettati, così non si ossidano e restano bianchi. Adesso li affettiamo, non troppo sottili però, perché deve rimanere chiaramente la parte croccante. Sì. Quindi anche in questo caso facciamo un fondo di olio. Ok. Padella giusta. Rovente, calda. Antiaderente, non raschiata. Certo. Se avete la padella raschiata, la buttiamo. Ovvio. Ovvio, lo diciamo spesso. Sempre. Allora, aglio in camicia, vedo. Aglio in camicia. Quello poi si toglie o lo togliamo? Lasci? No, lo togliamo. Anche perché ci servono soltanto i carciofi. Ok, benissimo. Okay. I carciofi quindi che aspetto dovranno poi detenere alla fine? Quando saranno cotti? Quando sono leggermente dorati? Dorati, oppure li dobbiamo togliere sì, un po' prima? No, dorati. Dorati, quindi abbastanza cotti. Strizziamo appena, quindi togliamo soltanto l'eccesso di acqua e via in padella. Ecco. Salta un po', schizza un po' perché c'era un eccesso d'acqua. Io direi forse di tamponare con un po' di carta da cucina. Quest'acqua però ci serve. Ah sì? Quindi quel po' di acqua è utile? Sì. Ma l'acqua che è contenuta nei carciofi oppure quell'acqua che abbiamo... No, acqua con il limone. Ah, l'acqua con il limone. Perché ci serve? In realtà l'abbiamo sciacquata prima. L'abbiamo prima sciacquato, quindi abbiamo tolto l'eccesso di residuo del nostro carciofo. E adesso la lasciamo così i carciofi resteranno bianchi anche dopo, diciamo, averli tenuti in acqua. Restano belli bianchi. Ok, questo possiamo collocarlo tra gli antipasti? Può essere un antipasto oppure un entrée? Esatto. Diversamente, come ti dicevo prima, lo possiamo utilizzare proprio come cena, come pasto unico. Ah, pasto unico. Sì, per chi ha dieta è perfetto. Sì, perché è un piatto unico che comunque annovera tantissime proprietà, è nutriente, esatto. Non appesantisce. Quindi di sera secondo me è perfetto. È saziante. Sì. Anzi, si consiglia per esempio quando si mangia il topinambur di, anche per chi è a dieta, di bere molta acqua prima. Sempre per il discorso dell'inulina, l'acqua con l'inulina dà un senso di sazietà prolungato. Nel frattempo dove impiatteremo, quindi dove sistemeremo questa vellutata? In quei bicchierini che vedo lì? In questi bicchierini che vediamo qui davanti, allora io lascio cuocere. Vai, brava, nel procedi. Nel frattempo adesso tagliamo le nostre fette di pane. Ah, c'è anche il pane. Certo, il pane non deve mancare mai, un pezzettino. Però ci vuole, no? Il carboidrato ci vuole, è necessario. Ci vuole. Quello poi lo tosti in forno? Sì. Quindi va fatto a striscette. A striscioline, lo tagliamo anche in modo un po' più piccolo. E quei crostini di pane poi verranno inseriti all'interno certo. della vellutata? Sì. Ok. Ecco qua. Noi naturalmente per agevolare il lavoro e per rendere più snello il tutto abbiamo già infornato i nostri tocchetti di pane, sono già quasi abbrustoliti. Per quanto tempo e a quanti gradi? Allora, io ho messo il grill, per cui dipende molto dal forno, anche 5 minuti. Oggi stiamo preparando una vellutata che ha come protagonista, lo ricordiamo, il topinambur, che è questo tubero che detiene tante proprietà. Mangiar bene è importantissimo affinché anche i nostri sensi possano davvero ritrovarsi e anche per attenuare tutti i malori e quello stress certo. di cui parlava Callipo. Certo. Allora, siamo alle battute finali. Abbiamo intanto scaldato del pane in forno. Ci stai aggiungendo un filo di olio. D'olio. Sì, un pizzico di sale, sì. che non fa mai male. Molto bene. Pizzico. E adesso dobbiamo, nel frattempo vi riepilogo che cosa abbiamo sul nostro piano cottura. Abbiamo la vellutata di topinambur che abbiamo precedentemente realizzato e quindi frullato tutto con il mini pimer. Quindi sì. è praticamente venuta fuori questa crema molto buona e anche molto interessante. E che peraltro abbiamo setacciato perché è importante poi rendere davvero così liscia la nostra vellutata. Esatto. È proprio una crema al 100%. Sì. E poi abbiamo i carciofi. Abbiamo i carciofi, eccoli qui. Come ti dicevo prima, soltanto qualche minuto, sì. quindi sono pronti. Rosolati come? Lo ricordiamo? Olio e uno spicchietto d'aglio. Benissimo. Impiattiamo allora. Allora, mettiamo 2 carciofi sotto.
Chiaramente qui, come al solito e come ho detto la volta scorsa, io preferisco le porzioni piccole, intanto perché mangiamo meno. Sì. E poi perché effettivamente sono più carine, no? Da vedere. Ma se ne poi mangiassimo, se pensiamo, due di quelle porzioni? Non succede assolutamente nulla. No, meno male. No, perché è invitante. Questa entrée, ha detto Nunzia che è un'entrée. Sì, così è perfetto come entrée. Se fossimo a casa e la consumassimo per una cena, chiaramente sarebbe perfetta una bella ciotolina. Ecco. Allora, mettiamo la vellutata. Vellutata. Che delicatissima, poi, tra l'altro. Due cucchiai? Adesso vediamo quanto riusciamo a metterne, in questo caso tre. No, giusto per regolarci e capire quanto dobbiamo riempire. Allora, non abbiamo vasetto. Problemi, come dicevamo prima, il topinambur è un tubero che possiamo consumare tranquillamente, non abbiamo necessità di essere, come dire, severi con le quantità. Ecco, quindi abbiamo in abbondanza, io ho considerato circa 800 grammi, quindi una porzione per 3-4 persone, tutto sommato. Ecco, allora, qua, dopo la vellutata, ci aggiungiamo ancora un altro carciofi. Un altro strato di carciofi. Sì. E le nocciole poi fanno adesso parte del pacchetto? Beh, e la frutta secca, sì, la frutta secca chiaramente non deve mai mancare, oltretutto è quella parte croccante che no, in un piatto non è fondamentale, le tre consistenze. Sì. Ecco qui, abbiamo i carciofi, ancora un filo di olio. E l'olio, quando si tratta di zuppe vellutate, si sente. L'olio è fondamentale. E quindi deve essere buono, deve essere buono. Oltretutto parliamo di un olio extravergine, quindi... Pugliese. Quindi è inevitabilmente qua. Buono e gustoso. Fettine di pane? Sì. Ok. Ecco qua, il nostro piatto è pronto. Le nocciole le dobbiamo mettere? Sì, sì, come no. Ok. E quelle le possiamo tostare? Le tostiamo prima, nel forno? Sono praticamente già spellate. Le tostiamo, le sminuzziamo, si vendono comunque già sminuzzate. Sì, sì, e quindi sì, sono già pronte. Benissimo. Allora, questa nostra ricetta è bella pronta. Ti posso rubare un attimo, Valerio? Ah, mi certo. Raggiunge qui in cucina, così insieme. Questa topinambur mi ispira molto, infatti. No, adesso cambiamo ricetta, Valerio, perché ci prepariamo con Nunzia degli involtini di pollo. Bello, leggero. Mi raccomando, molto leggero, perché io sono pescivoro. Mettiti non qui, mangio, metto così qui, siamo belli comodi tutti insieme, sì, e ci facciamo questa preparazione. Sì. Allora, noi ci facciamo questi involtini di pollo, però come li dobbiamo farcire, Nunzia? Facciamo con ingredienti pugliesi. Ah, ecco, in questo caso abbiamo la pugliese. Adesso sì che sono contenta. Bisognano alternare gli ingredienti. Allora, con cosa? Allora, abbiamo delle fettine di pollo che sto battendo, lo sentite dal rumore, perché dobbiamo appiattirle il più possibile. Abbiamo dei pomodori secchi, sì, pomodori sott'olio e delle olive al forno, che ho denocciolato e sminuzzato buone, al coltello. Buone, buone. Quindi adesso saranno degli involtini al forno, sì, ripieni con... pomodori secchi, olive nere al forno, caciocavallo. Podolico? Sì. E, cosa facciamo? Aggiungiamo profumo, però delle verdure. Mi ricorda Totò, caciocavallo. Una meraviglia. Allora, prima di procedere con i nostri involtini, quindi tutta la preparazione, perché sono facili anche questi, li possiamo fare questa sera, signore, preparatevi. Allora, invitateci anche a cena, esatto, gentilmente, soprattutto. Signore pugliesi, guarda, sono un po' disponibile per essere invitato a cena. Che con cosa, la Mary. Certo, che cosa è apparsa la nostra pagina grafica? Con tutte le dosi, quindi ci occorrono 600 grammi di petto di pollo a fette, 120 grammi di olive nere secche, 100 grammi di pomodori sott'olio, pepe quanto basta, 150 grammi di caciocavallo, pan grattato quanto basta, aromi quanto bastano e anche delle verdure cotte. Sì. Speriamo che il pollo non sia di allevamento, vi invito a comprare i polli da aziende agricole del territorio dove il pollo razzola, cammina, non sta chiuso in una gabbia, evitate di comprare carne di allevamenti intensivi. Se mangiate la carne è un vostro diritto, io non la mangio, ma è un vostro diritto mangiarla. Bravo, perlomeno Valerio, questo cercate di farlo. Concordi? Avete un territorio meraviglioso, sì. Grazie, ce ne stanno tante di aziende agricole, bene goderne. Certo, noi comunque, come vedi, valorizziamo sempre quelli che sono i prodotti della, certo, nostra terra, della nostra Puglia. Ottimo. Tant'è vero che questi pomodori ci rappresentano, pomodori così come sott'olio, anche queste, certo, olive. Allora, procediamo. Allora, fettine di pollo che abbiamo appena schiacciato, sì, mettiamo un pochino di sale,
Adesso possiamo aggiungere delle verdure. Qui abbiamo delle rape, abbiamo delle cicorie, possiamo utilizzare quello che vogliamo. Okay. Le famose orecchiette con le cime di rape. Le cime di rape. Qual è la prossima volta? Meraviglia, questo è famoso in tutto il mondo. Quando si parla di cime di rape si parla di Puglia. Ma queste le hai stufate, come queste facciamo noi? Queste qui le stufate, ma le possiamo anche sbollentare semplicemente. Allora, okay, io dico sempre che in cucina chiaramente bisogna anche adeguarsi a quelli che sono i gusti della famiglia, a quello che si ha nel frigorifero, quindi possiamo utilizzare quello che vogliamo. A te che cosa piacciono, le cicorie o le rape, Valerio? Tutte e due, Mary, adoro. Io le verdure le amo tutte, e anche i pomodorini, li sto guardando con molta invidia, devo dire. Quindi li mettiamo insieme. Sì. Scusa, l'olivetta, assaggiala. Grazie, dai. Aspettavo questo momento. Anch'io, è peccato guardarle soltanto e non assaggiare. Perfetto. Andiamo con l'involtino, che cosa ci abbiamo messo? Allora, io ne ho fatte diverse. Allora, qui ci sono delle cime di rapa stufate, sì, qui abbiamo invece delle bietoline. Per il resto, pomodori sott'olio. Mm-hmm. Chiaramente li abbiamo prima tolti dall'olio e li abbiamo appena tamponati, perché l'eccesso di olio non va comunque bene. Comunque non ne aggiungiamo altro olio. Poi abbiamo messo le olive, nere al forno, sempre tritate, e il formaggio. Benissimo. Va bene? Adesso arrotoliamo. Scusami, aspetta, prima di chiudere. Facciamo una prima foto di chiudere, live. Faccio la foto che la metto su tutti i miei social. Perché noi siamo social. Noi siamo molto social. E lei lo social. Sa che è una food blogger, quindi ha fatto della sua passione per la cucina una vera e propria professione. Quindi ha cercato di portare queste ricette fantastiche che realizza anche sul suo blog. È una cuoca contemporanea. Certo. Non la perderò più di vista dopo. Bravo. Grazie. Senti, come stai chiudendo gli involtini? Allora, pieghiamo le parti laterali, così non esce nulla durante la cottura, e poi le arrotoliamo, semplicemente. Ci suggerisci delle varianti anziché le verdure? Che cosa allora, possiamo mettere? Possiamo mettere prosciutto e formaggio, filante. Sì. Possiamo mettere del pesce. Bello, anche per me chiaramente carne, possiamo pesce? Mettere sì, ma più che pesce, chiaramente il crostaceo magari. Ah, crostacei. No, io andrei più sul crostaceo. Scusami, c'è dell'aglio in questa preparazione? No, nulla. L'aglio tu l'abbiamo allergico? Però utilizzato eventualmente per stufare le verdure. Ma viene tolto in questo poi. Caso, però viene tolto, sì. Purtroppo per la vita sociale non è il massimo, ma l'aglio ha delle virtù salutari incredibili, certo. A me piace molto, quindi spesso si evita perché appunto dà un po' di problemi poi. Scusa, Valerio, però può essere utilizzato senza problemi. L'aglio in camicia. L'aglio in camicia. Vero, o al massimo l'aglio, semplicemente irroriamo la padella e poi lo togliamo. Adesso allora, ripassiamo nel pangrattato. Nel pangrattato possiamo aromatizzarle, sì. Ah, un po' di pangrattato. Sì, pangrattato. Pangrattato. Il pangrattato lo possiamo anche profumare con degli aromi. Ah, rosmarino. Che cosa ci hai messo tu? Rosmarino soltanto. Ah, quindi sì. Però possiamo mettere menta tritata, timo, maggiorana, quello timo che preferiamo. Molto maggiorana, molto buono, sì, sì, dà un bellissimo aroma. Bella, bella questa idea. Quindi vengono poi cotti in forno. In forno, sì. Steglietta. Grazie mille. Che è una cottura un anche olio, molto sana. Veramente. Molto sana. Sì. Allora, olio alla base, sì. Forno ventilato possibile. Forno ventilato, 180 gradi, ma circa 20 minuti. Maestro. Ma complimenti. Ma congratulazioni, Valerio Merola, ma sei fantastico. Un uomo ma da sposare, tutto. Un uomo ma da sposare. Adesso ti devo fare questa domanda, ma perché non ti sei sposato, o meglio non ti hanno sposato? Non ti avevo ancora conosciuta. Beh, ecco, vabbè. Ancora un po' di sale e un filone. Un filone, come si dice da queste parti. Un filone, una sviolinata. Una domanda, io ti do una risposta. Pensiamo allora, al pollo. Pensiamo al pollo. Filo d'olio anche sopra? Sì. Ok. Allora, adesso inforniamo. Nunzia, per quanto tempo e a quanti gradi? 180 gradi, ventilato, per circa 20-25 minuti. Ok. La domanda è sempre la stessa. La teglia dove la metto? Al centro, sotto, sopra? Al centro. Al centro. Col ventilato, sempre al centro. Col ventilato, al centro. Ok, sì. Va bene. Va bene. Inforniamo. Vai, andiamo. Inforniamo, noi bello. Naturalmente per ragioni televisive, perché i tempi, sai benissimo, tu me lo insegni, sono quelli che sono, abbiamo già fatto gli involtini. Guardate un po' che meraviglia. Eccoli qua, belli pronti. Sono soltanto tre, anche se in realtà la famiglia è bella allargata. Vedo che lo studio allargata. È numeroso. Sì, è numeroso. Nel frattempo facciamo cuocere gli altri. Però li dividiamo, brava Nunzia. Allora, adesso io farei entrare... Uno per Stefania ce ne vuole. Le mie amiche, quello più bello nonché per la mia compagna. Stefania, Mary, te la vuoi sposare? Poi lo so, ma lui lo sa che è un intenditore, Valerio. Poi noi ci conosciamo da tanti anni, ormai siamo come fratelli e sorelle. Ragazzi, meglio. Ognuno c'è i guai si merita. Ragazzi, allora, assaggiamo? Allora, sì. Qui abbiamo
questa vellutata di topinambur. Topinambur, che io è ancora calda. Sul topinambur. Topinambur, tu Valerio? Anch'io, io mi topinambur un po'. E tu, Roby, topinambur o involtino? Sì, un topinambur non si lega a nessuno. Allora, topinati anche tu. Chissà se ai ragazzi dello studio piace il topinambur. Ti piace il topinambur? Ti piace? No. È troppo leggero. Lo mangiano tutti i giorni. Che bello, bel po' di topinambur sulla tavola. Quando arrivano a casa, se la prima cosa che la moglie ti propone andate, assaggio anch'io, visto che ce n'è un altro. Scusa, ma il topinambur, questo è, diciamo, anche con un po' di carciofo. Vedi che c'è il... Allora, Stefania, com'è il topinambur? Beh, io direi che lo definirei proprio senza mezzi termini. Favoloso. Salutiamo la nostra chef. Grazie Nunzia, grazie Nunzia Bellomo. Grazie ancora. Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.normaonline.it.